Con i suoi 50.000 abitanti è la zona pastorale più popolosa della diocesi. La zona numero 6 nel vicariato Bologna Nord ha ricevuto nei giorni scorsi la visita pastorale del cardinale arcivescovo. Un momento molto prezioso che ha consentito a sacerdoti, operatori pastorali e comunità di consolidare il progetto di integrazione pastorale, fare emergere le problematiche e soprattutto raccogliere la sfida e il mandato della nuova evangelizzazione. La zona è molto grande, il fatto che si chiami zona Bolognina Beverara Bertalia dice già la dimensione, che va dalla stazione dei treni con il Sacro Cuore, prende tutta la Bolognina con le varie parrocchie di Santi Angeli Custodi, San Cristoforo, San Girolamo, Gesù Buon Pastore. Per quello che riguarda la Bolognina, passando il Navile siamo alla Beverara, alla Bertalia, fino al Sant'Ignazio della Noce, che insomma siamo vicini proprio al cordolo della tangenziale. Quindi è una zona molto grande e anche molto diversa come situazioni sociali, come proprio sensibilità anche delle varie comunità parrocchiali. Un territorio che raccoglie l'area del quartiere Navile dentro l'anello autostradale che va dalla stazione dell'alta velocità e arriva a lambire la pista dell'aeroporto Marconi, ed è caratterizzato dalla presenza della sede amministrativa del comune di Bologna, la piazza coperta Lucio Dalla, Villa Erbosa, il più grande ospedale privato della regione, il complesso universitario del Lazzaretto che ospita due studentati di oltre 400 posti, i dipartimenti di ingegneria e architettura e più recentemente, accanto al polo tecnologico del CNR, il distretto Navile dell'Alma Mater, che ospita i dipartimenti di chimica, chimica industriale, farmacia e biotecnologie, la sezione di astronomia, oltre a diversi uffici centrali dell'Alma Mater e l'osservatorio di astrofisica e scienze dello spazio, con la presenza di 3.800 studenti e 500 tra docenti e personale. Tra gli istituti di secondo grado nel territorio sono presenti il Rosa Luxemburg e le Aldini Valeriani, oltre all'Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca. Noi, con la presenza di Don Giovanni Bellini, erano già molti anni che lavoravamo un po' insieme, costretti dalla sua voglia di darci una mano in questo. Quindi in realtà il Vescovo è arrivato ed eravamo già abbastanza strutturati sul lavoro insieme. Questo non ha tolto le fatiche, e sicuramente il fatto che lui, dopo il Covid, venendo in visita, ci ha costretto a riprendere un po' in mano i fili della situazione, che si erano un po' sfilacciati con il Covid. Aperta con la messa del mattino di venerdì nella chiesa nuova di Bertalia e con un incontro con preti, diaconi e operatori pastorali, la visita è proseguita alla Beverara con l'incontro di anziani e giovani e in serata con l'assemblea di zona dei consigli pastorali presso la chiesa degli Angeli Custodi. La giornata di sabato si è aperta a Villa Erbosa con la messa e la visita agli ammalati e con un incontro a San Girolamo dell'Arcoveggio con gli operatori della Caritas. I gruppi medi e i cresimandi si sono dati appuntamento con il Vescovo a Gesù Buon Pastore, mentre in serata si è tenuta una veglia di preghiera con le famiglie e i fidanzati a San Cristoforo. Domenica la giornata conclusiva, aperta con le lodi alla Noce, incontro di sintesi con l'equipe di zona e la concelebrazione al santuario Salesiano del Sacro Cuore. Sicuramente alcuni punti che hanno già visto una collaborazione forte sono le Caritas parrocchiali, che sono riuscite in qualche modo ad associarsi in tre poli, che sono quelli del Sacro Cuore, uno della Bolognina e l'altro della Beverara, della Bertalia. E quindi questi sono già tre poli che lavorano da anni in maniera molto sinergica tra di loro. Un'altra realtà bella che si è formata a livello liturgico è quello del coro di zona, che ha avuto anche negli anni passati la possibilità di collaborare in alcuni concerti e comunque di avere modo di incontrarsi per attività insieme. La collaborazione ci proviamo, diciamo così, ci sono alcuni che ci credono tanto, altri che fanno un po' più fatica magari, però insomma ci stiamo provando. Certamente la fatica più grande è la nostra, dei preti. Le persone sono molto più bravi, i laici, di noi. Loro sono già mescolati perché comunque lavorano insieme, vanno a scuola insieme. Così. E invece per quanto riguarda noi preti facciamo un po' più fatica, siamo ancora legati probabilmente tutti a un modello diverso, dove io ho la mia parrocchia e adesso comunque siamo anche costretti a lavorare un po' insieme, per forza.
zona è, da un punto di vista anche sociale, è molto ricca di sfide, è una zona di grande immigrazione, una zona legata comunque alla stazione, quindi conseguentemente con tutte le realtà che si porta dietro, è una zona anche di universitari, quindi certamente queste realtà qui chiedono sicuramente un'attività che speriamo negli anni possa crescere maggiormente a livello di iniziative proprio di zona. Sì, è una zona soprattutto tra l'altro che oltre a esserci degli studentati strutturati così, ci sono anche molti bed and breakfast, molte realtà anche di affitto e quindi c'è una grande ciclicità, una grande rotazione di universitari che rende anche difficile il capire la popolazione perché è veramente una situazione di grande movimento. E devo dire anche per quello che so delle Benedizioni Pasquali, che è un po' una cartina di tornasole, è anche difficile raggiungere spesso e trovare una situazione di stabilità. C'è da dire che ci sono delle case anche nuove dove arrivano anche delle famiglie giovani, non tantissime però ne arrivano e quindi quello può essere un punto di riferimento.